periodo in cui tutti, e dico tutti, parlano di sua magnificenza iPhone 15, e io che faccio? Semplice, vi parlo di lui, il Nothing Phone 2. Ma prima di andare avanti, non dimenticare di farmi avere tutto il tuo supporto, ne ho veramente, veramente bisogno, è gratis, e per sostenermi basta iscriversi al canale e soprattutto mettere la campanellina. Grazie a tutti voi che sono sicuro lo farete. Tornando al Phone 2, d'altronde non si può di certo negare che sia molto molto simile allo smartphone di casa Cupertino. Se infatti li mettiamo accanto noterete sicuramente una certa somiglianza. Carpei, fondatore di Nothing, in fondo ha un'idea ben chiara: produrre oggetti tecnologici che abbiano la giusta dose di innovazione e soprattutto che lascino il segno. È chiaro che sia davanti a un prodotto che esteticamente deve piacere, e considerando che Apple con il suo iPhone, diciamo, ha introdotto forse lo smartphone più iconico e riconoscibile del mercato, soprattutto in Italia, non si può di certo dire che la mossa di Nothing non sia stata azzeccata. In fin dei conti, ancora oggi in molti mi chiedono: è figa, che figa questa cover, credendo appunto che si tratti di un iPhone. E il punto è proprio questo: è evidente che Nothing voglia sfruttare al massimo la super popolarità, o meglio la familiarità, di iPhone, inserendo un dettaglio distintivo evidente: il glyph, i LED, le luci, che su questo Phone 2 adesso trovano anche una finalità un po' più pratica rispetto alla mera estetica del modello 1. E come ho detto nel precedente video di confronto appunto con l'1, che vi lascio qui da qualche parte, su questo 2 non ci sono state delle enormi introduzioni in termini di future, ma di fatto qualcosina si inizia a intravedere anche sotto questo punto di vista. Ma quello che è sempre più chiaro è appunto il fatto che Nothing strizzi l'occhio a un tipo di clientela che in qualche modo cerca proprio di distinguersi, quella clientela che si usa lo smartphone, ma in fondo non è un super tech addicted, quelli da scheda tecnica per intenderci, piuttosto che il super fan di Apple, ma una persona che guarda con molta attenzione alla semplicità, alla completezza delle funzioni e soprattutto a uno stile unico e distintivo, ma comunque sempre molto familiare. In questo, il Nothing 2, troviamo proprio tutto questo. Di fatto è un Android stock, diciamo alla Pixel, ma con un'interfaccia curata in stile industrial, che tra l'altro, se ci fate caso, è uno stile molto contemporaneo e decisamente in gran voga al momento. Nonostante il glyph, l'estetica è molto molto pulita e minimal, e la scelta dei materiali è indiscutibilmente ricercata. Niente plasticume, quelle scarsa qualità, anzi materiali assolutamente premium che si fanno ben assaporare. Messo a testa in giù, ci avviserà in maniera discreta, o meno, diciamo, sta a noi deciderlo e settarlo, appunto quando arriverà una notifica importante. Una sciocchezza? Allora, onestamente credo proprio di no. Anzi, con la Nothing OS 2 possiamo impostare alcune funzioni, come ad esempio un timer, vedere scorrere il tempo proprio sulla barra dei LED, oppure guardare lo stato di ricarica tramite il LED in basso, e impostare le notifiche importanti sfruttando il LED qui in alto. Al momento non c'è tantissimo, mi rendo conto, ma è evidente che Nothing, oltre al fattore estetico distintivo, voglia proprio puntare anche farlo forte anche nell'utilità, o quantomeno giustificare lo stile con appunto delle funzionalità. Ma la Nothing OS 2 viene fuori soprattutto se lo giriamo e attiviamo il display LTPO OLED da 6.7 pollici con refresh rate da 120 Hz, con il supporto all'HDR, è assolutamente protetto dal Gorilla Glass 5. Posso dirvi che è un buon pannello, sempre molto ben luminoso e decisamente dettagliato. L'interfaccia grafica
Orca trota. Diciamo che non è a livello dei top di gamma, però onestamente il suo lo fa e lo fa molto molto bene. Già dalla home l'interfaccia grafica è assolutamente distintiva e completamente customizzabile. I widget in stile Nothing si stanno arricchendo sempre più. Giusto qualche giorno fa, oltre agli ormai classici orologio e meteo, è stata introdotta anche una simpaticissima bussola che è veramente veramente bellina. Abbiamo anche i toggle personalizzabili direttamente in home che possiamo aggiungere facilmente e che con un tocco attivano o disattivano le varie funzioni. Io ne ho sperimentati diversi, diciamo è molto comodo perché non si deve andare dal menu alle tendine. Questi sono assolutamente personalizzabili, così come le cartelle che possiamo impostare come meglio crediamo, e onestamente a me piace tanto questo stile con le emoji appunto come icona. E soprattutto finalmente è arrivato il pacchetto delle icone, quello definitivo, che è perfetto, non abbiamo più mancanze o discrepanze di colori e di stili tra le varie icone. E chiaramente tra le innumerevoli personalizzazioni possiamo cambiare veramente tutto lo stile delle icone, ma io su questo Nothing preferisco appunto quello proprietario, quello di Nothing è più figo. Se parliamo di robette fighe e molto sfiziose, non posso non citare l'app di Nothing X, appunto per la gestione delle Nothing Ear, le cuffiette che a mio avviso non possono mancare in accoppiata con questo Phone 2. E oltre alla qualità delle Ear 2, sul tema ho fatto anche un video, vi lascio qui sotto. L'app è veramente veramente fatta bene, strabene, offre tantissime tantissime chicche e regolazioni che diciamo tante altre app non hanno. Fra l'altro, proprio sulla parte delle equalizzazioni, Nothing ha fornito dei pacchetti specifici studiati da famosi ingegneri del suono, che sono assolutamente scaricabili e gratuitamente tramite un QR code direttamente dal loro sito. Questa è un'altra chicca veramente stilosa per pochi. Se pensate che questi siano solamente dei semplici dettagli, allora secondo me, ve lo dico subito, lui non fa al caso vostro. Se differentemente invece pensate che questi dettagli su questo Phone 2 facciano la differenza, allora sappiate che questa è la vera esperienza Nothing. Ad esempio, un'altra chicca è che se stiamo girando un video, magari per avere una buona qualità, utilizzate le ottiche posteriori, come ad esempio un vlog, solitamente lo fate, però non sapete se state registrando. Qui c'è una lucettina che si accende. Questa cosa è molto stilosa, questo LED rosso vi indicherà appunto se state registrando, e questo secondo me è una piccola chicca, un dettaglio che fa la differenza. Così come un altro dettaglio che a mio avviso fa la differenza sono i LED, che in caso di scarsa luce diventano proprio una ring light che fra l'altro può essere anche regolabile, quindi veramente una figata. Ma vogliamo parlare del compositore delle suonerie, che è stato studiato con System Engineering, e sono certo che è un dettaglio questo che piacerà veramente a molti, o magari a qualcuno non piacerà, ma sta di fatto che è una chicca stilosissima che parla sempre a quel famoso target. Così come le equalizzazioni, anche per le suonerie in casa Nothing stanno studiando delle collaborazioni appunto con artisti underground famosi, proprio per la creazione di effetti sonori. Diciamo che, viste le collaborazioni, direi che anche la scelta indica benissimo lo stile che vuole dare Nothing. Veramente creatività a palla. Da non trascurare è la possibilità di abilitare i widget nella schermata di blocco. Sono pochini al momento, ma l'idea assolutamente non è male, soprattutto se in stile Nothing torna tutto, sempre tutto. Insomma, tutto questo per dirvi che possiamo di fatto creare un'interfaccia bella carica oppure super minimal, e dipende assolutamente da noi e dal nostro stile. Se scorriamo il menu delle funzioni, ci accorgiamo che non c'è alcuna differenza con un Android stock. È tutto semplice, tutto lineare, tutto super
super liquido e assolutamente senza intoppi. Posso dire che questa è la versione di Android più simile a mio avviso a iOS per semplicità e fluidità di utilizzo, ma con l'aggiunta dell'essere comunque sempre un Android e quindi molto più personalizzabile del noiosissimo iOS. Il segreto di questa super fluidità sta appunto sotto al cofano, infatti lo Snapdragon 8 Plus Gen 1 insieme agli 8 GB di RAM mettono letteralmente le ali a questo Phone 2. Il tutto è così ben ottimizzato che i 4700 mAh della batteria hanno una tenuta assolutamente incredibile e stiamo parlando di 7-8 ore di schermo in uso con un uso normale e comunque arrivate tranquillamente a sera anche se deciderete di letteralmente di sfondarlo. In questo mesetto di utilizzo si è sempre comportato assolutamente bene, sono arrivati gli aggiornamenti e c'è sempre stata qualche nuova chicca e miglioria. Relativamente alla copertura del segnale, qui è molto buona e non ha mai sofferto anche in zone dove tipicamente faccio più fatica col mio operatore. Se è connesso alla rete wifi la sensazione è che abbia più copertura rispetto a tanti altri smartphone provati, così come lo sblocco tramite le impronte o tramite il viso, che è assolutamente sempre rapidissimo e anche in scarsa luminosità. Questa è figa. L'audio è discreto, stereo, ma diciamo non è a livello dei top, diciamo è più simile a un medio gamma, così come la vibrazione al tocco, che speravo che con l'ultimo aggiornamento che era arrivata appunto riportava il miglioramento appunto del touch, ma diciamo è rimasto zanzaroso, nulla a che vedere con i Pixel o con i Samsung. Quello del touch e del suono è un peccato, perché a mio avviso il target al quale si riferisce, a quello che è Nothing in testa, è assolutamente sensibile a questi aspetti. Passando al comparto fotografico, abbiamo un sensore standard da 50 megapixel con focale massima 1.88 che scatta assolutamente molto bene in buone condizioni di luce e si difende egregiamente anche con basse luci. Le foto sono sempre ben dettagliate, belle nitide e dai colori non troppo carichi, vanno assolutamente bene. La ultra wide è sempre da 50 megapixel, ha una focale massima di f2.2 e seppur porta a casa il risultato, ragazzi, è la stessa identica lente del Phone 1 e diciamo che mi sarei aspettato altro, anche perché diciamo che una lente del genere è veramente molto molto utilizzata. Abbiamo uno zoom digitale che si comporta bene, così come la selfie cam da 32 megapixel che non eccelle, ma che di fatto il suo lo fa. Io ho messo sotto un po' di foto. Passando ai video, diciamo che vale la stessa cosa detta per quanto riguarda le foto, al netto della selfie cam che pur facendo il suo purtroppo non ha il 4K, che a mio avviso su uno smartphone del genere è soprattutto rivolto a un target del genere sarebbe stata una bella future che l'avrebbe fatto avvicinare ai top. Peccato. Faccio un veloce passaggio invece sull'app foto, anch'essa in pieno stile Nothing, che è assolutamente bella essenziale, ma al tempo stesso per nulla sacrificata alle sole funzioni standard, abbiamo anche quelle pro. Di certo non è la Gcam di Google, però funziona e mi piace. Unica nota stonata, che spero correggano in fretta perché non ce la faccio più, è la vibrazione della barra della livella, che oltre a essere assolutamente orribile nel suono, è
anche troppo sensibile. Ma detto questo, posso solo ribadire che il Phone 2 non è di certo uno smartphone per tutti. Deve assolutamente piacere nel design e soprattutto nella filosofia del brand. È un prodotto però che mi sento assolutamente di consigliare soprattutto a chi è stufo di iOS e al tempo stesso non vuole perdere l'esclusività che dà Apple. Sì, lo ribadisco, a mio avviso il Phone 2 ha tutte le carte in regola per regalare la stessa sensazione di esclusività che sa dare l'iPhone. Anzi, dirò di più, perché oggi avere un Phone 2 a mio avviso fa pure più fighi, diciamo più esclusivo. Lato prezzo, lui oggi si trova su Amazon a 679 euro, diciamo 50 euro in meno rispetto al prezzo ingiustificato di listino del lancio, ma ancora il doppio del costo rispetto al Phone 1, e come vi dissi nel video di confronto con il Phone 1, valutate bene l'acquisto in questo caso. Diciamo che a mio avviso sotto le 600 euro giù di lì può avere molto senso, quindi se vi piace potete aspettare, tanto sono sicuro che calerà il prezzo, oppure prenderlo ad Amazon, su Amazon nella sezione di risparmia con usato. Di fatto già lui oggi rispetto ad iPhone comunque risparmierete tanti soldini, e onestamente vi direi di spendere i soldi risparmiati investendo sulle Ear 2, e sono fantastiche. È il nuovo smartwatch che uscirà a breve. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate, se lui vi piace, se può essere uno smartphone, lo smartphone che stavate cercando, o semplicemente se non vi piace. Vale tutto, ma l'importante è avere i giusti modi per manifestarlo. Ah, soprattutto mi raccomando, iscrivetevi al canale, sostenetemi, non dimenticate di mettere un pollicione in su a questo video se vi è piaciuto. Con questo è tutto.